cominciato presto a dipingere qualcosa con gli acquerelli, anche aiutato da un maestro bravissimo pittore, mi si chiamava Federico Moroni, bravo, bravo, ma poi sono andato avanti così con questi ricordi e descrizioni popolari romagnoli del posto dove stavo. Tornando dalla Germania, dice, qualcuno mi ha consegnato le poesie che avevo scritto così a memoria, insomma. Io le ho fatte leggere al rettore dell'Università di Urbino, il grande Carlo Bo, morto, è un grande critico, un grande professore, il quale ha voluto fare la prefazione per una pubblicazione perché le è piaciuto molto. Queste poesie hanno avuto successo e siccome in quel tempo lì dovevano fare un film con un nuovo attore che era Mastroianni in Romagna, hanno pensato di rivolgersi anche a me. Mi pare che abbia spinto questo Elio Petri, che è questo giovane grande regista, e allora era sceneggiatore. Abbiamo sceneggiato Un ettaro di cielo, questo era il titolo di film. Il produttore un pochino ammirava, insomma, il mio modo di avvicinarmi a quest'arte e dice, senti, quanto prendi a fare l'insegnante? 39.000 lire, te ne do 300. E io come una puttana sono andato a Roma e poi non ho visto più nessuno e ho fatto 10 anni la fame. Dopodiché invece Fellini, Antonioni e tutto un mondo fenomenale attorno, ho lavorato per moltissimi anni nel cinema con grande successo, credo di aver vinto quasi tutti i premi per merito di loro, non dico per merito mio, perché sia ben chiaro, io sono soltanto un poeta. Sono un poeta quando dipingo, quando scrivo sceneggiature, quando faccio della pittura, quando racconto, non voglio essere Picasso. Io sono uno che fa dei racconti, che dice delle cose, qualche cosa che ti tenga compagnia, in modo dolce o magico, insomma, però non c'è l'impronta, il taglio. Ci sono le parole, ci sono le immagini, le parole, insomma, è soltanto questo. Buongiorno San Pietroburgo, buongiorno Russia, ecco, sono qua, nella mia casa, però mi sembra sempre
ogni tanto di essere a San Pietroburgo con tutti gli amici. Le vecchie. Mi trovo a San Pietroburgo in una piccola galleria d'arte che porta il mio nome. Io voglio approfittare proprio adesso di parlare della Laura, questa donna russa che ho incontrato 25 anni fa e per tutto questo tempo io sono sposato con lei e che mi ha regalato questo continente. Non è quindi più un rapporto con una donna, è una donna che diventa una nazione, una donna che si riempie di neve, di paesaggi, ti regala degli amici incredibili, ti regala una popolazione molto vicina a quella italiana, è un mondo che è carico di favola. Questo io trovo sempre quando vengo in Russia, che io amo, e se amo la Russia, certo, il merito principale è di mia moglie Laura. Piccolo paese, mi sono rimesso a disegnare, cosa che facevo da giovane, era una mia passione. Ho delle idee per la ceramica, per i mobili, per le stampe. Thank you.
Fai la silvana che dà da mangiare i gatti, di corsa adesso. Va bene, va bene. Sarà, ma perché fra poco ha finito. Saranno 20, saranno là. Kiki! Kiki! Due tette, tu fai le due tette e poi fai me. Quello là, e quindi devi scoprire se c'è qualcosa che mi canta. Quella donna che ha qualcosa adesso le cose. Molto contento di questa gentilezza, di questa attenzione di San Pietroburgo verso di me. E devo dire che sono emozionato sapendo che non merito di mostrare i miei giochi in questa casa che ha dato i Natali e dove ha vissuto questo vostro grande scrittore. E quindi vi ringrazio che siete vicini a me in questo momento di incontro con la vostra straordinaria città. Però non ho piacere che voi siate così ammassati, anche se è un godimento, sapendo che lo fate per me, e quindi siete liberi di fare quel che volete, tranne che bastonarmi. Grazie. Passi, papà. Adesso, vedete. Thank you.
bisogna sempre partire 10, 12 anni, 15, cioè da questa mia adolescenza piena di interessi. Un giorno si scriveva una poesia, l'altro giorno si facevano i disegni, l'altro giorno dice faccio il pittore, l'altra volta faccio il poeta. Quando sono andato via da Roma e avevo il massimo della notorietà, insomma, sono venuto appena Billy, ormai le sceneggiature erano molte di meno e quindi dovevo trovare di avvicinarmi alla parola, cioè alla poesia. In fondo questa è la mia passione. Però in questi silenzi, certo, c'erano dei grandi vuoti e così ho pensato di dare una mano a tutta la valle. Qui, per esempio, bassi o alta, ho fatto mettere dei tappeti e ho chiamato il tutto il giardino pietrificato per ricordare le persone che sono passate lungo il Marecchia, lungo questa valle, questa è la valle del Marecchia. Ho fatto anche un giardino a Penabilli. Mi sembra bello poter dare qualche cosa dove si arriva, non rovinare quello che c'è e magari aggiungere qualche cosa che abbellisce e non disturba. Quindi ho fatto questo giardino, ho fatto la prima cosa era l'orto dei frutti dimenticati, cioè una raccolta di piante, siccome adesso abbiamo l'abitudine di fare dei frutti gonfi d'acqua e così stiamo perdendo i sapori, allora volevo un orto con le piante, con i sapori antichi, come una specie di museo per qualche cosa che ti fa avvicinare al passato attraverso i sapori, ecco, qualche cosa. Ho fatto almeno 4-5 fontane, una riccione, una cervia. A cervia c'è un tappeto che è sollevato dall'acqua e quindi è un tappeto che deve portare lontani i ricordi dei vecchi lavori, specialmente il sale di cervia. L'ultima, Sant'Arcangelo, è invece un prato che sorge come da sotto, come se fosse in le nostre riflessioni dell'anima, ecco. Insomma, diverse cose ho fatto, cioè che sono poesie pietrificate.
Buongiorno Ermitas. Buongiorno. Questa magnifica scultura in porcellana di Inna Olevskaya. Ну, я думаю, сейчас. Я думаю, потому что, может быть, я увидел он авторитрат. Я видел один автор. Только один, но... Lui è un grande traduttore dall'inglese. Quando ha deciso di tornare nella sua casa per Edelkino, un amico l'è andato a prendere, ma quando già il camioncino era carico, Pasternak non osiva. Lo trova seduto in una stanza che stava a riflettere. L'amico dice, maestro, dice, ha un pentimento, vorrebbe restare ancora. No, no, saluto il me stesso che è stato qua dentro. Grazie, Tonino. Ma... C'era un angelo coi baffi che non era capace di far niente e invece di volare attorno al Signore veniva giù nel marecchia dentro la casa di un cacciatore che teneva gli uccelli impagliati in piedi sul pavimento di un camerone e l'angelo
gli buttavo il grano turco per vedere se lo mangiavano. E dai, con tutti i santi che ridevano dei suoi sbagli, una mattina gli uccelli impagliati hanno aperto le ali e hanno preso il volo fuori dalla finestra, dentro l'aria del cielo, e cantavano come non mai. Lo so che un uomo a 50 anni ha sempre le mani pulite e io me le lavo 2-3 volte al giorno, ma è quando mi vedo le mani sporche che io mi ricordo di quando ero ragazzo.